12 ottobre, ricorrenza del Beato Carlo Acutis. Potente preghiera per ricevere da lui una grazia. Carlo Acutis nacque a Londra il 3 maggio 1991 e morì a Monza il 12 ottobre 2006. Egli, nella sua pur breve vita, ha deciso di dedicare molto al Signore, vivendo l'Eucaristia come Gesù voleva. Egli è stato uno studente italiano, umile servo di Dio, proclamato beato dalla Chiesa Cattolica il 10 ottobre 2020 da Papa Francesco. La ricorrenza avviene ogni anno il 12 ottobre. Ecco qui una preghiera molto bella, breve, ma potente, meravigliosa, che elogia la sua figura di beato e ne chiede la sua intercessione affinché ci possa arrivare la grazia che chiediamo con il cuore. Carlo può insegnare moltissimo ai giovani di oggi che dedicano troppo tempo a cose poco importanti, a cose materiali, trascurando quello che è fondamentale nella vita di ciascun cristiano, cioè l'avvicinamento al Signore, per meritarci poi un posto nel suo regno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre, che ci hai donato la testimonianza ardente del giovane Beato Carlo Acutis, che dell'Eucaristia fece il centro della sua vita e la forza del suo quotidiano impegno perché anche gli altri ti amassero sopra ogni cosa, fa che possa essere presto annoverato tra i beati e i santi della tua Chiesa. Conferma la mia fede, alimenta la mia speranza, rinvigorisci la mia carità, a immagine del giovane Carlo che, crescendo in queste virtù, ora vive presso di te. Concedimi la grazia di cui tanto ho bisogno. Confido in te, Padre, e nel tuo amatissimo Figlio Gesù, in Maria Vergine, nostra dolcissima Madre, e nell'intercessione del tuo servo Carlo Acutis. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.